Oggi siamo qui con Kuala per rispondere a Giulia che ci chiede come rendere piacevole la prima toilettatura del suo cucciolo. Il cucciolo può essere intimorito da questo primo appuntamento. Ovviamente il compito di rendere la prima toilettatura del cucciolo un appuntamento piacevole è sempre del toilettatore. Ognuno di noi ha un proprio segreto. Personalmente mi piace molto creare un rapporto col cane, colloquiare col cane, creare empatia e cercare di far passare al cane ogni paura. La toilettatura è composta da varie fasi. La prima fase è il lavaggio. Generalmente il cucciolo ha un buon approccio con l'acqua perché per il cane l'acqua è un elemento naturale. Dopo il bagno abbiamo l'asciugatura e questa è una fase leggermente un po' più complicata per il cucciolo. I cani hanno sempre molto paura del phon, anche perché la percezione del rumore da parte dell'orecchio del cane è una percezione molto diversa da quella dell'orecchio umano. L'ultima fase è la fase dell'asciugatura e del taglio del pelo. Il taglio del pelo viene effettuato con l'uso delle forbici e proprio per questo motivo il cucciolo dovrà essere il più rilassato e tranquillo possibile. È importante dire che la presenza del proprietario durante la toilettatura del cucciolo non è mai una cosa positiva. Il cucciolo sarà sempre in tensione e sarà sempre propenso a raggiungere il proprietario senza mai riuscirci. Quindi in questo caso il cucciolo potrebbe vivere la toilettatura come un momento di grande stress. Vedrete che se vi affidate a un professionista, il toilettatore farà di tutto per rendere piacevole questo appuntamento e rendere tranquillo il vostro cucciolo.